Alla chiusura delle ali, Rachele Caff è la più veloce nei confronti di Rising New Star, il galoppo di Reina d'Asolo. Parte velocissimo dalla seconda fila Rafael Nadal che punta in avanti. Si delineano le posizioni, Rachele a comandare, interviene Rafael e va a chiedere ed ottenere, viene anticipato da Rising New Star. E Rising New Star rimane al largo di Rachele, poi punta decisa in avanti, mentre Rafael Nadal è costretto a ripiegare in terza posizione, 39 il quarto iniziale, Rising, Rachele, Rafael al largo, lungo la corda Rabin Mail che precede Rea Valm, 600 completati in 45-8. La rottura nelle retrovie di Reflex GT Run, passaggio davanti alle tribune, Rising alle prese con Rafael. Poi Rachele Caff, Rabin Mail e Rea Valm. Faticano gli altri, 1-1 e mezzo gli 800. Ancora alle prese Rising e Rafael Nadal. Rachele Caff, ben attaccata alla mano del suo interprete, li segue da vicino. Chilometri in 1,17 secchi, Rising con Rafael che insiste al largo, sembra voler sottomettere l'avversario, ma i due comunque sono perfettamente apparigliati, 1,31,8 i tre quarti di miglio, 14,7 l'ultima frazione, Rafael Nadal con mezzo cavallo davanti a Rising, adesso sta passando inseguito da Rachele Caff e Rea Valm. Battute conclusive, Rachele esposta ai fianchi di Rafael. Rafael Nadal viene stappato e sollecitato, aumenta il suo vantaggio, si distende Rafael Nadal, Rafael Nadal per il secondo. Rea Valm interviene a battere Rachele Caff. 12-10-3 è l'arrivo probabile ed ufficioso. La media dovrebbe essere di 1-16-1, ritorna alla vittoria del Pineshift e Fergi. Se non andiamo errato, Pineshift e Fergi, colori dell'azienda agricola Caracciolo, VP dell'Annunziata in Salchi e Vincenzo Tufano al training per Rafael Nadal. 12-10-3 alla quarta del Cirigliano.